Allora, mi avvicino un pochino, eccoci qua. Onorevole, figuraccia, eh? Per cosa? Per la vicenda dell'Europa, di provare a entrare nel gruppo dei liberali, vi dicono di no. Guardi, io penso che la più grande figuraccia, e questo è bene che la politica europea lo sappia, l'abbia fatta questo presidente del gruppo ALDE, Verhofstadt, che prima dice sì, siamo disponibili ad accogliere la vostra delegazione con un preaccordo, noi coinvolgiamo i nostri iscritti, li facciamo votare per entrare nel gruppo ALDE, i nostri iscritti dicono sì all'ALDE e poi lui si rimangia la parola. Io lo voglio dire qui dall'Italia, noi abbiamo rispettato tutti i passaggi istituzionali come gruppo, ma la parola di quel signore non vale un fico secco e lo deve sapere tutta l'Europa. Facciamo un po' di chiarezza. Prima di tutto, questo dibattito intorno al Movimento 5 Stelle ci consente anche di capire come funziona il Parlamento europeo. Sono esattamente 2 anni e mezzo dall'inizio della legislatura europea. È un momento in cui iniziano le contrattazioni tra delegazioni di gruppi, quindi tra il Movimento 5 Stelle e altre delegazioni, per spostarsi in altri gruppi qualora lo spostamento possa dare più forza e incisività, per esempio al Movimento, per portare avanti i temi dell'acqua pubblica, dello sviluppo economico, della connettività, i temi della trasparenza, risoluzione del problema dell'immigrazione. Noi siamo in un gruppo, come diceva lei, con quel partito che ha vinto la Brexit ed è destinato ad andare via dal Parlamento europeo, perché sono inglesi e la Brexit ha messo fuori gli inglesi dall'Unione europea. Allora noi abbiamo fatto semplicemente un ragionamento, vediamo se ci sono altri gruppi disponibili ad accogliere la nostra delegazione, ma lasciando la nostra autonomia. Non è che noi volevamo andare in ALDE per cambiare la nostra linea sull'Europa o sull'euro, e soprattutto non l'abbiamo imposto a nessuno. Però ha detto, io entrerei nell'ALDE, voi mi dite sì o no. Le faccio uno schema simile. Chi volete libero? Gesù o Barabba? No, ma no. Si chiede sì o no. Non si chiede di partecipare a un'elaborazione. Cosa le direbbe una persona critica? Le direbbe no, voi non avete chiesto dove volete andare. Avete chiesto sì o no. Ma è diverso. Ma è come il like. L'ha visto il sondaggio? Quali erano le 3 voci del sondaggio che abbiamo possiamo entrare nell'ALDE? No, guardi, possiamo entrare nel Verde? Sono 3 punti. Restiamo in FDD, sì. Andiamo nei non iscritti e andiamo in ALDE. Non potevamo dire andiamo da un'altra parte, perché gli altri non ci volevano. Perché poi volevano neanche questi. Ma non è vero. E che si erano accordati leader. Nel preaccordo c'era il sì. Questo vero nel preaccordo tra leader. Che è il presidente del gruppo, come passaggio istituzionale ha dato la sua disponibilità. Poi se questo signore non rappresenta il suo gruppo è un'altra storia. Però quello che è successo in queste nelle ore di ieri, della fine della giornata di ieri, è che a un certo punto nel Parlamento europeo si è capito che il Movimento 5 Stelle avrebbe avuto ancora più forza e incisività nell'azione. Molti si sono spaventati, hanno cominciato a chiamare anche molti parlamentari membri dell'ALDE, i quali poi legittimamente hanno cambiato versione rispetto a quella che aveva dato il loro presidente. Ma noi abbiamo fatto tutti i passaggi e l'errore che abbiamo fatto è stato quello sicuramente di fidarci di questo signore che è stato anche presidente del Consiglio dei Ministri del Belgio tra il 98 e il 2000. Sì, è una persona molto autorevole. Un signore lui ha fatto di una quelli figura che peggiore, vengono celebrati qua in Italia come i signori che dovrebbero grandi rimettere statisti a posto l'Europa, questo quando invece la loro parola non vale neanche questo è per un accordo, un dato non vale di neanche per l'ingresso nel gruppo. Ma ci sono varie critica dichiarazioni oggi su molti quotidiani europei che sono stati di esponenti politici che dall'Italia si sono allarmati e hanno chiamato i loro colleghi in Europa per fermare l'ingresso del Movimento 5 Stelle in ALDE. No, gli avrebbero detto guardate, io non con voglio voi urlare non c'entra al complotto, sia chiaro, è solo che hanno avuto paura di un movimento che entrava nel terzo gruppo del Parlamento europeo. Sicuramente si finge in questi giorni nel dibattito politico di non conoscere il meccanismo dei gruppi parlamentari europei, perché i gruppi parlamentari europei sono fatti da almeno 25 membri che vengono da 7 nazionalità differenti. Significa che in ogni gruppo ci sono partiti differenti, con storie differenti, che non la pensano allo stesso modo su tutto. Noi con il partito di Farage abbiamo votato insieme solo il 25% delle volte. Ora quindi ci tornate, vero? Sì, adesso restiamo nell'FDD come era prima, quindi continuiamo a portare avanti la nostra azione politica come prima. Il discorso però che faceva lei è molto, secondo me, puntuale e mi permette di fare una riflessione su questa vicenda. Cioè il Movimento 5 Stelle è un unicum, è una forza politica che entra in Parlamento europeo e non ha simili lì e si deve convincere sempre di più, al di là dell'appartenenza tecnica ad alcuni gruppi parlamentari,
che per portare avanti i propri temi sui costi della politica, sui costi del Parlamento europeo, come in Italia, anche lì può contare solo su se stesso. Come qui non ci alleiamo con quelli che hanno distrutto questo paese, lì possiamo stare in dei gruppi, ma non possiamo illuderci che qualcuno possa aiutarci in questa azione. Allora, noi ci siamo presi la responsabilità di mettere a posto una città che ci è stata consegnata con 13 miliardi di euro di debiti, una serie di problemi, lo vogliamo fare e lo facciamo in un comune che non esiste simile in nessuna parte d'Europa, dove devi stare attento alle persone di cui ti fidi, perché oggi il corrotto ha 3 lauree, una giacca e una cravatta e parla benissimo anche le lingue straniere. Questo è indubbio. Certo,